Siete riusciti a vincere questa partita importantissima, anche se ancora non è fatta del tutto? No, hai detto bene, era una partita fondamentale per noi e abbiamo passato una settimana un po' così dopo il 6-0 di Torre del Greco. Ci dovevamo rialzare la testa e non era facile preparare una partita importantissima come questa. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dimostrato veramente di avere ancora dei valori importanti e di uscire il prima possibile da questa situazione che come classifica non ci merita. Gestione del pallone in mezzo al campo, ecco, avevi questo ruolo di distributore di palloni a volte, ecco, nelle partite precedenti magari sono mancate le aperture sulle fasce. Sì, no, il mister conosce le mie qualità, oggi mi ha dato fiducia totale e lo ringrazio e penso che anch'io ho dimostrato veramente di farmi trovare pronto, perché mi alleno al massimo ogni allenamento, anche se ho giocato poco, ma l'importante è che ogni volta che vengo chiamato in causa do il mio contributo per la salvezza della città di Messina. In tribuna qualcuno diceva, ecco, Quintoni va avanti con l'età però migliora. Ma come il vino allora. No, vabbè, l'importante è essere sempre professionista, allenarsi sempre bene anche quando non si gioca, allenarsi, curare l'alimentazione, che io lo faccio sempre. E poi quando il mister ci dice, ci viene chiamato in causa il giocatore stesso, è giusto dare il massimo. Al di là dell'età, io non guardo l'età, io penso solo a lavorare e a stare bene fisicamente, che è la cosa migliore per tutti. In questo momento città di Messina Locri sarebbe anche il play-out, pensi che sarà così anche tra due giornate? Ancora è presto per dire se affrontiamo il Locri nei play-out, ancora ci sono 180 minuti e dobbiamo farli nel migliore dei modi, perché ora abbiamo la trasferta a Barcellona e non è facile, perché questo campionato non regala nessuno niente, quindi dobbiamo andare là più cattivi di oggi e metterci meglio in classifica, perché è importante la posizione in classifica per giocare i play-out in casa, quindi ancora per incontrare il Locri è presto per dirlo. Quindi noi giochiamo al massimo questi 180 minuti e poi quello che il play-out ci offre ci prendiamo. Partita maschia, dura, per certi versi è stato veramente un antipasto di play-out. Sì, diciamo che è un pre-play-out, perché comunque anche il Locri era nella zona play-out, è stata una partita molto complicata. Il primo tempo abbiamo dominato sul gioco perché abbiamo fatto veramente un gran bel gioco, giocavamo palla a terra come abbiamo preparato in settimana e come il mister ci dice sempre di giocare ogni partita. Diciamo che è stata una partita maschia, come tutte le partite che affrontiamo. Oggi abbiamo meritato la vittoria totale, perché non so anche l'arbitro cosa ha visto nel rigore loro, però abbiamo avuto anche il carattere di fare il 2-1 e vincere la partita, che è meritatissima.